Con il coach Luca Bobbi. Allora, coach, vittoria doveva essere, vittoria è stata. Sì, vittoria doveva essere, vittoria del cuore, sinceramente, perché nemmeno oggi abbiamo giocato al massimo, anzi, le ultime fasi del quarto set, quando dovevamo insistere sulle difficoltà dell'avversario, abbiamo lasciato troppi punti per strada, troppi errori gratuiti, troppe rigiocate facili non effettuate, e dobbiamo lavorare su questo. E difatti, proprio a tal proposito, nei primi due parziali hanno fatto un po' fatica, tanti errori, poi finalmente si è vista la volley in time che conosciamo. Il Benevento forse, a parte che ha giocatrici che magari stasera non hanno giocato al massimo, però è in campo due giocatrici di buon livello, tecnicamente di buon livello, ed è difficile giocarci contro, perché sono giocatrici molto tecniche, che sfruttano il tuo errore, che non danno scampo, e non è facile giocarci. Molti errori iniziali, io ho chiamato i primi due tempi del primo set, i primi due sospensioni, ho fatto notare alle ragazze che su 12 punti che portava il tabellino del Benevento, 10 erano punti nostri, punti regalati. Però ripeto, erano anche errori a volte procurati dalla bravura degli avversari. Analizzando questi primi due match ufficiali della stagione, quali sono gli aspetti che l'hanno più soddisfatta e su quali invece bisogna ancora lavorare e migliorare? No, la soddisfazione viene da questa vittoria, che era sicuramente una partita difficile ed è stata vinta alla fine meritatamente, perché poi abbiamo giocato meglio. Il rammarico è per la partita persa domenica, magari se ci fosse stata la stessa intensità, quel pizzico di attenzione che abbiamo messo stasera in più in determinati frangenti, forse quella partita l'avremmo portata a casa. Ho chiesto anche al Presidente, allora le rivolgo anche a lei la stessa domanda. Possiamo dire che da oggi inizia un nuovo campionato per la Volley Time? No, io lo dissi già domenica, non mi ero abbattuto più tanto dopo la partita persa con il Montesarchio. Il campionato è lungo, penso che sarà un campionato equilibrato, è anche un livello più che discreto per la Serie D regionale. Penso che i conti si faranno alla fine, dopo 22 partite faremo un esame finale, non prima, perché ripeto, lo giocheremo fino alla fine il campionato. Non ci saranno squadre che staccheranno qualche biglietto sia per salire in C che per retrocedere in anticipo. Sarà un campionato molto livellato e ripeto, si deciderà nelle parti finali del campionato del girone. Adesso il match tra 7 giorni con il San Gesualdo, che partita si aspetta? Sinceramente non le conosciamo, sapevamo del Benevento, avevamo chiesto informazioni, purtroppo il girone d'andata molte squadre non hai notizie, non puoi solo rifarti a informazioni che ti vengono da altre squadre che già l'hanno incontrata. Andremo là, proveremo a vincere naturalmente, e sicuramente una squadra neopromossa, se non sbaglio, è una squadra che però giocherà sulle ali dell'entusiasmo, già ha vinto la prima partita in casa, però proveremo sicuramente a farla nostra. Grazie.